Durante l'ora di religione, in primis, ci divertiamo tantissimo e scopriamo nuove cose. Un'ora particolare e diversa rispetto alle altre. Facciamo molte cose innovative e divertenti. È difficile dire cosa facciamo perché facciamo tantissime attività da confrontare e studiare le varie culture e religioni, ma partendo da progetti su carta, realizzare con strumenti vicini alla nostra generazione. Dei video. I video. Dei video con vari programmi dove raccontiamo delle varie storie della Bibbia. All'inizio non mi sono mai cimentato a fare video online e adesso li uso anche per molte altre cose. Creare video sotto forma di TikTok era un'attività che conoscevo di già, ma abbiamo creato questi video in maniera un po' diversa da come li creiamo noi giovani oggi. Andiamo su Minecraft, uno dei giochi migliori del mondo. Dentro delle cupole di vetro costruivamo le antiche culture, tipo dei templi greci, delle piramidi, la Sfinge, la grotta neolitica. Il giardino dell'Eden, abbiamo messo molti fiori, molti animali, qualche stagno, Dio. Dovevo proprio ricostruire la scena dove Dio diceva: "No, non mangiate questa mela". Adamo ed Eva che con delle vignette parlavano, anche un serpente si è messo. Però poi viene il serpente, il diavolo, e gli dice: "Una cosa molto carina ci ha fatto fare". Poi si è fatto qualche lavoretto con il cellulare, qualche quiz. Oppure abbiamo ricreato questi oggetti, sempre però con le Lego. La challenge delle Lego. Stavamo affrontando un discorso, erano tipo delle tombe, e noi abbiamo cercato di ricrearlo con i Lego. La creazione dei giochi da tavola sulla vita dei santi. Che appunto ho creato dal nulla, partendo da cartone, colla e scotch. Siamo riusciti con delle regole a creare il nostro gioco da tavolo, anche quello mi è piaciuto. Abbiamo fatto le tavole dei nostri 10 comandamenti. La rielaborazione dei 10 comandamenti, secondo i nostri giudizi e le nostre opinioni, adattandoli a dei temi attuali, e poi ognuno a casa, secondo la propria creatività, ha realizzato un oggetto che li racchiudesse, li potesse esporre. Io avevo costruito una specie di polpo con una bottiglia di plastica. Io ho deciso di realizzare il televisore. Io con questa lampada ho creato una luce che rappresenta l'illuminazione che diamo noi persone al mondo, cercandolo sempre di migliorare. Abbiamo fatto un taccuino dell'archeologo. Non so se si vede tantissimo perché. Praticamente dovevamo immaginare che fossimo degli archeologi, archeologi, prima dell'avvento delle macchine fotografiche, e quindi non potevano fotografare quello che trovavano, ma lo dovevano segnare su un taccuino. Questo, e dentro ci sono dei disegni fatti da me cercati su internet. Attraverso questo taccuino siamo stati i creatori di una specie di libro tutto nostro che abbiamo fatto del tutto con le nostre mani, è stato molto bello. Abbiamo lavorato in gruppo. Il lavoro di squadra che c'è tra di noi, anche la collaborazione. È stato bello scambiarci le idee. Abbiamo imparato a socializzare il meglio con i nostri compagni. Io, che sono anche una persona abbastanza timida, mi ha aiutato ad aprirmi. Da ogni lezione di religione ho imparato qualcosa. Cioè, qualcosa che pensavo fosse scontato, invece non lo era. Perché noi giocando si impara. Le cose che faccio anche in classe me le ricordo perché mi piacciono, perché mi diverto, e quindi è difficile dimenticarlo. Se una cosa ti è piaciuta. Abbiamo imparato anche l'uso del digitale perché ai giorni d'oggi è molto importante. Ho imparato anche che al partire proprio dal niente si possono creare fantastiche cose. Studiamo anche le varie culture, non solo il cristianesimo, ma riusciamo anche a confrontarci con altre culture che ci sono in parti del mondo che noi non riusciamo nemmeno a vedere con l'immaginazione, e questo ci rende più ricchi mentalmente. Me le ricorderò come ore che ti formano anche come cittadino del futuro. E quindi sì, cioè, bello.